Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare qualcosa di molto particolare con la tecnica dello scrapbooking. Scusate innanzitutto il mio baby monitor sempre qui vicino a me, ma sapete benissimo che quando io registro un video spesso lo faccio mentre la bimba dorme, quindi è necessario il baby monitor sempre vicino a me, ma ormai penso vi siate abituati e anche alla mia voce bassa. Detto questo, cosa andremo a fare? Andremo a realizzare una sorta di notebook o scrapbook o diario di viaggio. Poi, insomma, deciderete voi che utilizzo farne. Ma la cosa interessante e particolare è che andremo a realizzare questo notebook. Chiamiamolo così, con gli scarti, quindi con delle carte che sono rimaste o che magari abbiamo staccato da qualche rivista perché ritenevamo particolare o che c'è rimasta da un lavoro. Insomma, potete sbizzarrirvi, potrete utilizzare anche della stoffa, perché no? Quindi potete veramente utilizzare quello che volete e soprattutto fare del riciclo, la cosa più importante penso. E andiamo a vedere quello che ci servirà. Allora, io in questo faldone tengo praticamente tutte le carte, cartoncini. Qui ho anche delle buste, potete sbizzarrirvi veramente. Io ogni volta sfoglio questo faldone e trovo l'ispirazione perché ho carte di tutti i tipi. Potete andare a utilizzare per esempio anche delle cartine o comunque fare anche un notebook a tema, quindi magari utilizzare tutte le tonalità di rosa che avete, oppure fare proprio un notebook a tema tipo vintage oppure dolcioso. Veramente potete fare la qualunque. Io andrò ad utilizzare un po' tutto quello che mi viene a tiro, anche stracci di giornali o fumetti, ne ho veramente di tutti i tipi. Potete utilizzare anche le veline, quindi fare qualche pagina di questa carta particolare che potete utilizzare o lasciare come abbellimento. Potete utilizzare quello che volete, mentre per la copertina andrò ad utilizzare una carta che è più particolare e soprattutto nuova. Infatti andrò ad utilizzare questa, che già queste carte le conoscete già perché avete visto nel video haul di Craspire. Sì, avete visto che mi sono arrivate queste carte. E boh, deciderò una di queste. Poi ovviamente righello se volete fare qualcosa di più preciso, se volete fare qualcosa di più alla buona, io farò così senza righello, un taglierino o delle forbici per aiutarvi a tagliare le pagine. Vi servirà del cotone o dello spago, decidete voi, e anche un ago perché andremo a cucire le pagine tutte insieme. Vi serviranno anche dei nastrini o almeno un nastro per realizzare la chiusura del nostro notebook. Io lo andrò a fare così, quindi munitevi di un nastrino. Decidete voi la larghezza, io ne ho vari tipi, però anche un cordoncino in realtà potrebbe andare bene. E sempre per fare la chiusura, io andrò a fare in questo modo, ovvero utilizzerò la cera lacca, quindi munitevi di cera, poi sceglierete il colore che più vi ispirerà o comunque quello che ci sarà maggiormente. Io ovviamente farò così, cercherò di abbinare un po' tutto, soprattutto l'esterno e appunto tutto il kit. Se non avete tutto il kit, potete utilizzare benissimo anche un cucchiaio, uno che potete
poi non andate più ad utilizzare per mangiare, una candela e vi servirà per forza un timbrino del genere, oppure potete andare a fare anche una colata e lasciarla così com'è, però non so come potrebbe venire. Quindi prendete questo consiglio come viene, così, ma fate voi. Detto questo, ragazzi, io direi subito di iniziare. Thank you.
Eccoci qui con il taccuino, sketchbook, come volete chiamarlo, lo chiamate, finito. Io sono molto fiera di questa mia prima prova, ovviamente ne voglio fare altre fatte meglio, soprattutto la copertina la vorrei un po' più resistente perché penso si rovinerà presto dato che il foglio è davvero fine, però ho voluto fare una prova e come sempre le prime prove, anche se fallisco, voglio farle insieme a voi perché voglio farvi vedere come si inizia, ecco, iniziando tutti sbagliamo e tutti facciamo delle grandi ciofeche. E quindi andiamo subito a vedere il risultato, che devo dire che mi soddisfa. Innanzitutto, come vedete, la chiusura l'ho realizzata con la cera lacca. Ho messo questi nastrini che avevo e poi qualche sticker qua e là. Ho inserito alcune illustrazioni che avevo già fatto, avevo in giro, e quindi ho voluto arricchire il tutto con queste illustrazioni. Poi questa, come avete visto, l'ho realizzata proprio per lo sketchbook. Questo. Ho sia lasciato alcune parti libere così per com'erano perché mi piacevano molto così, dato che ci sono anche pagine di fumetti, ci sta molto bene, sono molto carine così. Poi ho inserito alcune frasi, ho disegnato un po' sul taccuino stesso, ho messo degli scontrini così un po' a caso. Ho inserito, queste sono tutte illustrazioni già fatte in passato. Questo è bellissimo, ragazzi. Avevo questo fumetto di Pocahontas risalente veramente a tanto, tantissimo tempo fa. Era già un po' rovinato, quindi ho preso qualcosina per non perderle del tutto. Poi questi sono liberi, quindi è possibile utilizzarli oppure no, come si vuole. Ho inserito anche questo fiore secco con questo decotape. Questa è stoffa, quindi possiamo anche andare a cucire qualcosa. Possiamo fare quello che vogliamo, sinceramente, oppure disegnare con i pennarelli adatti alla stoffa. Un'altra frase, qui ho inserito alcune cose con la graffetta per non incollare proprio tutto. Questo l'ho agganciato con un nastrino. Ho dato un po' sfogo alla mia fantasia, ecco. Questa è della velina, quindi si può lasciare così, ma si può anche disegnare come vedrete. Ecco qui, per esempio. È un disegno che feci tempo fa, quindi l'ho inserito. Poi possiamo inserire pagine di diverso tipo, come queste con i pentagrammi, oppure queste parti di cartine, magari vecchie. Poi una busta contenente cose varie, poi altre illustrazioni, poi questo qui, questo coniglietto. Questa è tutta una pagina che ho ricoperto di decotape, in mezzo c'è il disegno che appare. Rimangono davvero poche pagine libere. Quindi ho attaccato anche questo biglietto che era dentro il biscottino della fortuna. E stiamo finendo, siamo alla fine. Questa qui. E questo è il taccuino, sketchbook, ripeto, lo potete chiamare come volete. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete anche delle idee diverse, soprattutto per la chiusura, perché questa qui è un po' scomoda, anche se
carina volendo con il fiocco, però è un po' scomoda. Fatemi sapere se avete altre idee. Io vi mando un grandissimo bacione e spero che questo tutorial, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto. Mi raccomando, se volete, seguitemi anche nei miei social, Facebook ed Instagram, che trovate giù nell'info box. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!